Il 1 luglio del 2019, in occasione dei 60 anni della consacrazione della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, presiede una solenne concelebrazione eucaristica. Nella sua omelia si chiede cosa provò all'epoca Padre Pio. Credo sia nato in lui, ha detto, lo stupore per le meraviglie che Dio compiva nel suo corpo e nella Mi sono trasformazione dei luoghi domandando, in cui visse ma e delle 60 persone anni che fa, incontrava. quando venne consacrata questa meravigliosa chiesa, questo santuario, e Padre Pio era vivente e presente, quali siano stati i sentimenti che provava? E allora mi sono detto, probabilmente anche lui ha guardato dall'alto l'ambiente che lo circondava. Dopo quasi 50 anni di presenza già qui a San Giovanni Rotondo. E credo sia nato in lui un grande stupore. Lo stupore innanzitutto lo ha accompagnato per tutta la vita, per le meraviglie che Dio faceva nel suo stesso corpo, attraverso le stigmate, attraverso la sofferenza redentrice che viveva per incontrare il Signore. Di sicuro lo stupore accompagnò sempre il suo pensiero e il suo cuore. Ma questo stupore deve essere diventato anche più grande perché il Signore operava attraverso di lui, non solo in lui, ma operava nel suo ambiente, nel suo territorio, là dove lo aveva mandato come testimone della croce e della resurrezione. E San Pio di sicuro in quegli ultimi anni si stupiva del crescere delle opere. 3 anni prima, nel 56, era stata inaugurata Casa Sollievo della Sofferenza, il gesto della carità, il compito principale che credo sentisse Padre Pio, quello di portare sollievo, lui che viveva il peso della croce, in chi viveva la croce come malattia e dolore. E poi, 3 anni dopo, l'inaugurazione e la consacrazione di questo santuario e di questa chiesa che ingrandiva fisicamente quella originale e più piccola dedicata a Maria, Madre delle Grazie. Il Signore, se ci lasciamo guidare da Lui, non solo cambia noi stessi in meglio, non solo ci rende in qualche modo testimoni attraenti. E il Papa continua a ricordarci, già lo aveva fatto per primo Papa Benedetto, che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione, ossia per figure che si fanno piacere perché hanno incontrato Dio. Ecco, non solo cambia noi, non solo ci rende attraenti come testimoni, ma cambia anche il territorio, la società, l'ambiente stesso. Quanto è cambiato San Giovanni Rotondo dal giorno in cui Padre Pio è arrivato qui. Credo che di tutto questo San Padre Pio vivente in quel 1° luglio del 1959
abbia vissuto il grande stupore che si è trasformato senza dubbio in grande atto di fede, oltre che di carità, che mai lo abbandonò. Ma è bello andare anche oltre. Soffermiamoci sul significato della casa del Signore, del santuario. È il luogo particolare in cui ci possiamo fermare a parlare con Dio faccia a faccia. È il luogo in cui possiamo avere, tra virgolette, la faccia tosta, come Abramo, di rivolgere al Signore le nostre parole, i nostri dubbi, i nostri desideri, le nostre richieste, senza paura e con continuazione, senza perderci d'animo. Credo che Padre Pio abbia vissuto tutta la sua vita così, con faccia tosta di fronte a Dio per parlargli delle persone che lo cercavano, che conosceva e che venivano qui per incontrarlo, ma lui le portava a Dio e iniziava così un cammino di salvezza. Questo tocca anche a noi, a ognuno di noi, in quanto discepoli e cristiani. Questo testo di Abramo sappiamo come si conclude. Sodoma e Gomorra saranno distrutte. Eppure Abramo è andato avanti, ha insistito, 50, 45, 30, 20, 10. Ecco, io dico ad Abramo, sei stato troppo debole, la tua preghiera si è interrotta, poteva continuare a bussare al cuore del Salvatore e incominciare anche lì a scendere 9, 8, 7 fino ad arrivare ad uno. E di sicuro il Signore avrebbe salvato. Perché è stato così? Perché un giusto è stato trovato in questo mondo e ha salvato il mondo intero. E chi è questo giusto? Chi è? Me lo dite. Chi è? Forte. Bravi. Il giusto c'è. È Gesù, il crocifisso è risorto. Grazie a Lui il mondo è salvo. Dio lo ha salvato e redento. A noi oggi, come è stato per Padre Pio, da qui dove siamo, poter continuare a intercedere e dire: Dio, guarda al tuo figlio, guarda alla croce di Gesù, guarda alle sue piaghe, guarda alla risurrezione che ha reso queste piaghe viventi e vincitrici della morte. E non abbandonare questo mondo. Salvalo, redimilo, perché tu sei grande in misericordia e pietoso. Esattamente quello che abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Ecco l'invito che faccio a me e a tutti oggi, nel nome dell'insegnamento e della testimonianza di Padre Pio, dell'amore e della fedeltà che portiamo a questo luogo, a questo suo santuario, a questo monte di San Giovanni Rotondo, che nessuno dovrebbe salire in vano, che il nostro animo diventi sempre intercessore e, guardando a Gesù crocifisso e risorto, ripetere a Dio il Padre: guarda che il giusto che salva il mondo c'è, è tuo figlio, è Gesù. Non abbandonarci, perché sei misericordioso e pietoso. Amen.